Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca giudiziaria in apertura del nostro telegiornale. Ci occupiamo del blitz eseguito la scorsa notte a Niscemi. Polizia e carabinieri hanno arrestato sette pregiudicati accusati di associazione mafiosa ed estorsioni. Appartengono al clan Madonia di Cosa Nostra. Le indagini hanno permesso di fare luce sul fenomeno della guardiania nei confronti dei titolari dell'azienda agricola di Acata e Niscemi, ai quali veniva imposta l'assunzione con mansioni di guardiani di appartenenti ai clan che, grazie al controllo di tutte le attività criminali svolte nel territorio dove erano ubicate le aziende, erano in grado di garantire alle vittime che non avrebbero più subito furti e danneggiamenti che si verificavano prima della loro assunzione. Vediamo. L'hanno ribattezzata Operazione Guardian perché le indagini hanno permesso di far luce sul fenomeno della guardiania nei confronti dei titolari di aziende agricole di Acata e Niscemi, ai quali veniva imposta l'assunzione con mansioni di guardiani di appartenenti al clan che, grazie al controllo di tutte le attività criminali svolte nel territorio dove erano ubicate le aziende, erano in grado di garantire alle vittime che non avrebbero più subito furti e danneggiamenti che si verificavano prima della loro assunzione. Sono sette le persone arrestate dalla polizia e dai carabinieri a Niscemi in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale antimafia Etnea, che ha accolto gli esiti della complessa indagine svolta dalla squadra mobile di Caltanissetta. Manette per Sebastiano Montalto, 47 anni, già detenuto nel carcere di Augusta, Francesco Amato, vittoriese di 46 anni, e Salvatore Di Pasquale, 50 anni, niscemese, già agli arresti domiciliari. Damiano Rizzo, 37 anni, Giacomo Cultraro, 45, Giuseppe Ferrera, 50 anni e Giuseppe Pisano, 43 anni, tutti di Niscemi. Per gli investigatori fanno parte tutti della famiglia Madonia di Cosa Nostra. Per anni avrebbero messo in atto delle condotte estorsive mediante minaccia di ritorsioni consistenti in furti e danneggiamenti ad aziende agricole e sericoltori operanti nei territori niscemesi, acatesi e vittoriesi. Le indagini, anche tecniche, compiute dalla squadra mobile in collaborazione con il commissariato di polizia di Niscemi, iniziate nel febbraio 2010 e conclusesi nel successivo mese di luglio, hanno consentito di acquisire elementi probatori in ordine agli episodi estorsivi con il tipico metodo della imposizione del lavoro dell'illecita attività della guardiania ai produttori o proprietari di serre. In quei luoghi, i cosiddetti guardiani, avvalendosi della forza intimidatrice tipica dell'appartenenza alla consorteria mafiosa Cosa Nostra niscemese, imponevano il pizzo anche con l'uso delle armi. Parallelamente è stata svolta attività di indagine da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Ragusa a carico degli stessi arrestati, i quali operavano imponendo la loro prestazione di guardiania a proprietari di serre ubicate nel territorio di Vittoria. Nell'ambito dell'indagine, più volte è accaduto che con le intercettazioni venisse colto l'attimo nel quale avveniva la riscossione della tangente pagata dal proprietario dell'azienda agricola di turno, vittima dell'imposizione della guardiania. Il provento dell'attività serviva da un lato per pagare la manodopera prestata dagli stessi guardiani, circa 1.000 euro al mese, e dall'altro per il sostentamento dei familiari del loro capo, Sebastiano Montalto, mentre quest'ultimo si trovava detenuto in carcere. Il particolare interesse della consorteria mafiosa Cosa Nostra niscemese ed in particolare degli odierni indagati nella gestione della cosiddetta guardiania delle serre, operata o nel territorio niscemese ed in quello ragusano ed in particolare nella zona Macconi, Marina di Acate, aveva anche un altro obiettivo, quello di mantenere un controllo diretto su un territorio storicamente già utilizzato dagli affiliati per nascondervi i loro latitanti. Tra i compiti dei guardiani era quello di individuare luoghi che ben potevano prestarsi a divenire covi e a fornire supporto logistico, svolgendo il compito di vivandieri ai numerosissimi latitanti che negli anni si sono rifugiati in quella zona. La circostanza è stata confermata nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. E sul blitz della scorsa notte sentiamo adesso gli investigatori.
Trovare dei riscontri su questa attività è particolarmente complesso, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori c'è tutta un'attività sul terreno, quindi non sono indagini che si esauriscono in un breve lasso. Se voi pensate che l'indagine è partita nel 2010, una prima tranche si era conclusa nel 2011, è stata riattualizzata con episodi tuttora ben più attuale, quindi significa che c'è una continuità temporale quantomeno dal 2010 fino a oggi di queste organizzazioni criminali e di questa organizzazione che ricordiamo è Cosa Nostra Gruppo Madonia, quindi insomma la più difficile, la più perniciosa, la più dura insediata sul territorio, sul mandamento gelese, quindi è un'attività particolarmente importante perché è una risposta che si dà a quel territorio e alla cittadinanza tutta. Bene, questa operazione intanto ci riporta indietro veramente nel tempo, perché ci rendiamo conto come l'associazione mafiosa ancora trae il suo sostentamento da un'attività che potremmo definire quasi atavica delle associazioni mafiose, qual è la guardiania. Quindi questi soggetti, questi guardiani che vengono imposti di essere assunti all'interno di aziende agricole affinché queste aziende non subiscano danni di alcun tipo, né incendi né furti chiaramente di ingenti, diciamo. Quindi l'indagine si sviluppa perché dei collaboratori di giustizia anche sul territorio di Niscemi ci hanno parlato abbastanza nei dettagli di come effettivamente i capi mafia dell'epoca, e mi riferisco a Montalto, mi riferisco a Di Pasquale, mi riferisco ad Amato Francesco, volessero che questa attività continuasse a essere svolta sempre nel tempo e negli anni. Le attività tecniche, mettiamo sotto le attività tecniche, e ci danno assolutamente riscontro di quelle che sono state le dichiarazioni dei collaboratori. Ma vi dirò di più, un'indagine particolarmente carina, frizzante, perché questi soggetti evidentemente ritenevano che nessuna attenzione ci fosse su di loro. Noi registriamo addirittura conversazioni nelle quali per dare l'avvertimento dei danneggiamenti a cui sarebbero potuti incorrere qualora non avessero pagato, viene fatto in maniera più soft. Vengo e mi spiego. Per esempio, viene appiccato un incendio alle serre per evitare che la serra bruciasse tutta quanta. Lo stesso guardiano chiama i vigili del fuoco, di modo che però aveva poi una grossa moneta di scambio con la vittima dell'azienda agricola. Poi un'altra chicca dell'indagine, io ritengo che sia anche il fatto che questi guardiani addirittura si facevano pervenire sui loro telefoni, che noi avevamo sotto controllo, gli sms di intrusione, quelli che ad oggi ci sono con gli allarmi, collegati quindi ai loro cellulari. Cambiamo argomento, i parametri batteriologici dell'acqua erogata nella zona del centro storico di Gela sono tornati conformi, è quanto assicurato dal servizio igiene alimenti e nutrizione dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta al comune di Gela dopo le analisi effettuate al punto di prelievo della villa comunale. Rientrati dunque valori idrici nella norma, il sindaco Domenico Messinese ha revocato l'ordinanza del 18 novembre scorso con la quale vietava agli utenti del quartiere gelese l'uso dell'acqua per fini alimentari. Proseguono a Gela le iniziative per i festeggiamenti per l'Immacolata Concezione previsti per l'8 dicembre. Oggi alle 20:30 preghiera di lode e di adorazione animata dai gruppi del rinnovamento dello spirito. La manifestazione si svolgerà nella chiesa San Francesco d'Assisi retta da Don Giorgio Cilindrello. Paola Lab, in collaborazione con il Museo Archeologico Regionale di Gela, promuove il primo appuntamento di un ciclo di laboratori didattici per bambini e per ragazzi all'interno del museo. 18 appuntamenti, due al mese, durante i quali i partecipanti si confronteranno con Paola Rinciani, laureata in storia dell'arte e sostenitrice del pensiero e del metodo di Bruno Munari, secondo cui un bambino creativo è un bambino felice, con diversi professionisti gelesi. Sentiamo. Tornano i laboratori Paola Lab, sono dei laboratori creativi perché il tuo motto è poi, come dire, ereditato anche da un importante pedagogista, che è un bambino creativo, un bambino felice. Questi laboratori constano di tantissimi appuntamenti tematici e si comincerà quando? Inizieremo sabato 10 dicembre.
Il progetto è in condivisione con il Museo Archeologico Regionale di Gela. Ringrazio il direttore Turco che ha sposato fin da subito l'iniziativa. Gli appuntamenti saranno 2 appuntamenti al mese che vedranno anche la collaborazione di esperti esterni. E potete trovare il programma online nella pagina Facebook PaoLab. Vi aspetto insomma sabato giorno 10 dalle 16 alle 18. Primi bambini, fascia di età per il primo appuntamento 5-7 anni. I bambini naturalmente si accosteranno anche alla conoscenza dell'archeologia e dell'arte che appartiene anche ad un'epoca molto lontana dalla nostra, per cui cercherete anche di coinvolgerli in quello che è il quadro storico di riferimento della città in cui vivono, e questo è molto importante per un bambino piccolo. Questo indubbiamente. L'idea nasce proprio per far conoscere ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, perché come vedrete dal programma saranno coinvolte diverse fasce di età. Questo perché riteniamo importante la conoscenza dei nostri beni archeologici, artistici, visti in una lettura, in una chiave anche nuova, moderna, partendo proprio dal saper fare. Un po' mi sono data questo motto: saper fare per saper essere. E quindi dall'aspetto manuale, perché tutte le discipline saranno poi discipline manuali, dal riciclo, dall'architettura, dal legno, e anche altri cinema, fotografia, vorrei elencarle tutte, ma insomma c'è il programma. Competenze trasversali, storia, arte, ma soprattutto la parola d'ordine sarà creatività. Sì, creatività, fantasia, invenzione, così come diceva Bruno Munari, artista, designer, pedagogista, che ha fatto di questi laboratori il suo cavallo di battaglia a metà del Novecento, a Milano. Sto cercando di riportare un po' quella che era la pedagogia di Montessori, Piaget e poi, non per ultimo, Bruno Munari. Il Comitato Femminile della Pubblica Assistenza Pro Civis Protezione Civile di Gela, in occasione delle prossime festività natalizie, organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti. La raccolta di cibi non deperibili, rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa, avviene presso la sede della Pro Civis, che ricordiamo si trova in via Ossidiana al numero 23 fino al 22 dicembre prossimo, dalle ore 15:30 alle 20:30. La distribuzione alimentare invece avverrà il 23 dicembre, subito dopo il consueto precetto natalizio dei volontari della pubblica assistenza Pro Civis previsto per le 19. Con un piccolo gesto rendi più dolce il tuo Natale. Come ogni anno, la sottosezione Unitalsi di Gela propone la vendita dei presepi di cioccolato. Ad ogni acquisto sarà regalato un biglietto con diversi premi, tra cui il pellegrinaggio a Lourdes. Il ricavato sarà completamente devoluto per l'iniziativa a favore dei ragazzi in difficoltà. Appuntamento dunque il 10, 11, 17, 18 dicembre in piazza Umberto I, piazza San Giacomo, via Palazzi, angolo via Albania, viale Corte Maggiore, davanti ai muretti di Macchitelle, dinanzi alle parrocchie cittadine. Le associazioni nazionali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre prossimo una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio, che si terrà presso la chiesa Sant'Agostino con inizio alle ore 18. La messa sarà officiata dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, alla presenza di autorità civili e militari, provinciali e locali, forze di polizia e associazioni d'arma. Prevista anche la presenza del coro Perfetta Letizia San Giovanni. In un lieto clima natalizio sono state presentate dall'Ilium Benessere le recenti innovazioni che rappresentano le nuove frontiere dell'estetica e della bellezza. Per chi ama prendersi cura di sé, è stata pensata un'intera giornata dedicata alle innovazioni per i trattamenti viso, la cura delle unghie e il benessere. Un perfetto connubio tra esperienza e progresso è sintetizzato nel trattamento antietà Play Skin,
si attiva direttamente dal proprio smartphone per prolungare nel tempo il trattamento eseguito in istituto. Con l'impiego di soli 10 minuti ci si può dedicare del tempo per questo trattamento, eccellente sia per donne che per uomini. PlaySkin è pensato anche come originale e gradito dono da fare trovare sotto l'albero a Natale, a chi si vuol bene. Un'altra importantissima innovazione di respiro internazionale nel settore dei prodotti delle unghie è Briefable. Si tratta di un unico prodotto che esegue un trattamento più colore per le unghie danneggiate. Si potrà dare così respiro alle cellule delle unghie lasciandole riposare, senza però rinunciare all'eleganza, alla raffinatezza o alla trasgressione del colore. Salute e glamour per mani sempre perfette. E per il benessere a tutto tondo è arrivato da Lilium Benessere My Spa. Il rituale di benessere relax che consente di poter scegliere fra tre diversi percorsi, quello che si adatta meglio alla personalità di ciascuno. Da Lilium Benessere continua inoltre la promozione Lilium Premia l'Amicizia, che consente di usufruire di uno sconto su tutti i servizi fino al 50%. È così possibile acquistare servizi di altissimo livello a prezzi contenuti. Per Natale regala il benessere, regala un sogno nel mondo di Lilium Benessere. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e o i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiani e riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e non, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovagliole di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Giovedì 8 dicembre alle ore 10, in occasione del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola, con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, verrà riaperta al culto la chiesa di San Francesco di Paola, detta Do Santo Patri, su corso Vittorio Emanuele, Piazza Sant'Agostino. È prevista per domenica 11 dicembre prossimo al Teatro Antidoto di Macchitella a Gela la 38esima giornata del donatore, promossa dalla sezione locale dell'ADAS, presieduta da Enzo Emanuello. Appuntamento alle 16.30 con la premiazione dei donatori benemeriti e sorteggio dei premi. La serata sarà chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio. Dialoghi con la magistratura, incontri della magistratura con la società civile. Iniziano gli appuntamenti organizzati dalla sezione distrettuale di Caltanissetta dell'Associazione Nazionale Magistrati. L'insostenibile pesantezza della corruzione è il tema del primo incontro di quest'anno, svoltosi nell'Aula Magna Setta a Livatino del Palazzo di Giustizia lunedì 5 dicembre 2016. Questo incontro si inserisce sempre in quella ottica da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati di servizio in favore della cittadinanza e della collettività, offrire cioè spunti di riflessione su argomenti particolarmente attuali e delicati, quale è quello della corruzione oggi. Lo abbiamo già fatto negli anni passati, lo continuiamo a fare anche per quest'anno. Questo è il primo degli incontri programmati su questo tema e per questa realtà. Con questo spirito di servizio speriamo di offrire oggi con autorevoli e significativi relatori, quali Sergio Rizzo, noto giornalista e scrittore anche, che sul tema della corruzione ha scritto tanto anche in epoca passata, quando sulla corruzione non c'era quell'attenzione che c'è anche oggi, e anche il dottore Michele Corradino, che è un giudice che ha scritto anche un libro, un giudice amministrativo che ha scritto anche un libro che membro dell'ANAC presieduta e diretta dal collega Cantona. Il mio intervento parte anche da questo libro, è normale, lo fanno tutti, un volume che prova a raccontare la corruzione partendo dalle intercettazioni telefoniche, partendo da questi dialoghi
tra corrotti, corruttori, affaristi che mostrano questa Italia che viene piano piano a pezzi. Cadono tutte le istituzioni, la famiglia, abbiamo la corruzione all'interno della famiglia. La famiglia è il luogo in cui la corruzione si realizza. Abbiamo il padre che spiega al figlio la morale del buon corrotto, il padre che spiega al figlio come si fa l'operazione di corruzione, la madre che consola il figlio perché non riesce a essere corrotto quanto il padre. L'università, i due professori universitari che dialogano tra di loro e dicono: l'hai visto quello quanto è bravo? Bravissimo, non ti preoccupare, lo abbiamo bocciato. Ecco, io credo che sia importante una riflessione collettiva su questo momento e soprattutto mettere in atto delle strategie che portino ad una trasparenza globale della pubblica amministrazione o di intervento dei cittadini che guardino veramente che cosa fanno i nostri amministratori, i nostri politici con i soldi delle nostre tasse. È attivo in città lo sportello medico per i più bisognosi, aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa porta la firma del Movimento Rosa per la rinascita di Gela. Collaborano ginecologi, rianimatori anestesisti, pediatri, neurologi e odontoiatri. Per informazioni bisognerà rivolgersi al numero 346-9349-271 oppure presso la sede di via Tucidide al numero 19. La libreria Mondadori di Gela presenta il libro di Carlo Ruta, Federico II e il suo tempo. L'evento si svolgerà venerdì 9 dicembre prossimo alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Gela in via Butera. Dialogherà con l'autore Salvina Fiorilla. Ed è prevista per giovedì 15 dicembre alle 17 nell'auditorium del Liceo Classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri, la presentazione del libro Ludibrius Sibi Abere di Federico Efer. L'iniziativa è dell'Uni3, che è presieduta da Angela Scaglione. Introdurrà i lavori Liborio Mingoia, docente responsabile culturale Uni3. Adesso c'è lo sport. Apriamo la pagina dedicata al calcio. Il punto sul Gela in questo servizio. Vediamo. Il derby con la Sangataldese, finito 0-0, oramai in archivio, si pensa già alla prossima. E la prossima gara vedrà il Gela affrontare un altro derby, quello previsto per domenica a Lentini contro la Sicula Leonzio. I biancazzurri infatti non giocheranno giovedì 8 dicembre nel turno infrasettimanale contro la Turris. La partita è stata rinviata al 22 dicembre, si giocherà di giovedì. Le due società hanno raggiunto un accordo, considerato che l'8 dicembre, a Torre del Greco, è prevista la processione del carro dell'Immacolata che richiamerà una straordinaria partecipazione di fedeli e l'evento non si conciliava con la partita. In sostanza, i ragazzi del tecnico Pietro Infantino avranno un turno di riposo, così come dell'arresto la Turris, rispetto alle altre compagini che invece scenderanno in campo dopodomani. E tra queste c'è proprio la Leonzio che giocherà a San Cataldo. Fermarsi per il Gela in un momento come questo, dopo quattro vittorie ed un pareggio, e salutare, lo abbiamo chiesto al direttore sportivo del club, Giovanni Martello. Per noi è stato un rinvio concordato con la Turris importantissimo, in primis perché ci avrebbe costretto ad un tour de force importantissimo, perché avremmo dovuto fare due trasferte consecutivamente, di cui una in terra campana, e quindi sicuramente ci avrebbe comportato dei disagi. E poi perché ci permette di recuperare, cercare di recuperare qualche acciaccato che abbiamo, vedi il nostro capitano Bonaffini, vedi Gambutta. Quindi per noi è veramente una sosta salutare e ci permetterà di concentrarci e preparare al meglio questa importante sfida di domenica a Lentini. Domenica scorsa, nonostante il pareggio d'occhiali, il Gela ha conquistato la seconda posizione in classifica, raggiungendo la Cavese sconfitta a Roccella Ionica. Un risultato straordinario per una squadra partita rispetto alle altre in estremo ritardo, considerate le vicissitudini che si sono registrate in estate. È chiaro che stiamo andando oltre le più rose aspettative, stiamo dando della gioia ai tifosi, stiamo sciorinando quello che a me preme sottolineare un bel calcio, però allo stesso modo dico che io, il mister, la società eravamo e siamo fermamente convinti di aver allestito una buona squadra e che questa buona squadra, come ho sempre detto all'inizio del campionato, potesse disputare un campionato importante.
la strada è ancora lunga e quindi dobbiamo assolutamente non abbassare la guardia e cercare di proseguire per il meglio questo proseguio di campionato. Si terrà giovedì 8 dicembre prossimo in piazza Umberto I a Gera la manifestazione Corri con Papà Natale 2016. L'appuntamento è previsto per le 9.30. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti in collaborazione con il comitato locale Unicef, la Croce Rossa, la Protezione Civile Eligio Soccorso e il patrocinio del comune di Gela. L'evento rientra nel progetto di educazione alla salute, sport e ambiente, che ha la finalità di promuovere l'attività motoria in età evolutiva all'aperto. Per informazioni e iscrizioni c'è un numero di telefono 347-5799-271. Ritorna l'iniziativa Natale a quattro zampe, l'appuntamento domenica 11 dicembre alla Villa Comunale Garibaldi di Gela. Per informazioni 392-67-34041. Siamo all'informazione cinematografica, appuntamento all'Antitodo di Gela con il film Ti amo, Presidente. Sono due gli orari di rotazione della pellicola, 19.30 e 21.30. Sempre al Teatro Antidoto, domani alle 21.30 è previsto lo spettacolo Fiato di Madre di Sergio Vespertino. Il biglietto costerà 8 euro. Per informazioni 0933 82 27 07 oppure 338 71 43 293. E al Teatro Comunale Eschilo, sabato 10 dicembre alle 21.15 e domenica 11 alle 17.15, sarà portata in scena la commedia Annata ricca, Massaro contento di Nino Martoglio. Protagonista sarà l'attore Tuccio Musumeci, il botteghino, lo ricordiamo, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Bene, con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui, arrivederci.